agli atleti della Uneurovillar Trevigiani, una delle 32 formazioni che daranno vita ad una grande edizione del Gran Premio della Liberazione, edizione numero 70, che è la 21ª edizione invece per quanto riguarda il trofeo Nazaretti. Arrivano gli atleti del Team Expo Project, Paganucci, Zanovini, Chiaresi, Cuccini e Gianluca Pirazzi, formazione appunto diretta da Alessandro Milanti. Stanno salendo sul palco i portacolori della Crans Vigili del Fuoco di Genova e di fatto è la formazione più giovane in gara, in quanto è composta da 5 corridori. E si prosegue appunto con questa squadra, sono tutti ragazzi nati nel 1996, fatta eccezione per Pavilla. Intanto sta firmando con il 21esimo Matteo Lazzaretti. Altri corridori stanno raggiungendo informazioni complete, intanto iniziano Marcellosi, che oggi gareggerà in casa con il numero 35, il turno di Luca Nagata. Procediamo con il portacolore della squadra diretta per Gabriele Francesco. Arrivano altri corridori alla nostra postazione della firma del foglio di partenza, un'altra squadra è la squadra nazionale della Slovenia, l'orsale 58. Squadra di armatrice italiana, la squadra diretta da Dario Zappi. Intanto il primo firmante per quanto riguarda questa formazione con il dorsale 97 Falsov da 1996, quindi seguito da James Knoxer, e questi sono i portacolori della squadra che arriva dalla Gran Bretagna della Zappi. Con la prossima formazione stanno per raggiungersi intanto i portacolori della squadra marchigiana del TC Colani Senigallia, squadra diretta da Emilio Mistichielli, abbiamo detto con 179 corridori e avanti. Procediamo quindi intanto con la prossima formazione, avanti ragazzi della Pistoiese, avanti. Siamo in forza questa rappresentativa, dorsale 91 per Nicolo Corbetta. Arrivano appunto gli altri atleti in forza al cavallo BS Carrera con il numero. Passaggio, vi ricordiamo intanto il via
a questa grande edizione del Gran Premio della Liberazione. Abbiamo già avuto modo di ricordare la classifica finale dei traguardi volanti che, come abbiamo detto, ricorda Spartaco Rosati, vincitore della seconda edizione e secondo classificato nell'edizione numero 1 del Gran Premio della Liberazione. Lo scorso anno vinse il russo Shalonov, ma la Liberazione nel 70° anniversario della Liberazione, 179 atleti prendono il via in questo istante. L'applauso, parte il Gran Premio della Liberazione 2015, 21° trofeo Lazzaretti, 23 giri da percorrere che andremo a vivere con grande emozione.
Bravo Ciccio, olè! Vino, vino, muy vicino.
Simone Consonni si classifica in seconda posizione e riceve la medaglia Presidente del Senato della Repubblica, il mazzo di fiori, medaglia che è stata consegnata dall'assessore allo sport di Roma Capitale Paolo Masini. Il vincitore del Gran Premio della Liberazione 2015, Lucas Gadai, Unieuromiglier. C'è anche Andrea Novelli, che è presidente della Primavera Ciclistica, alla cerimonia di premiazione con Mario Corbutti della SD Lazzaretti a posare alla cerimonia di premiazione. Intanto questo è il podio, prego Novelli, prego Corbutti, questo è un grande podio per il Gran Premio della Liberazione. L'onorevole Valeria Baglio, la maglia del Gran Premio della Liberazione è per Lucas Gadai, Unieuromiglier Trevigiani. Questo è un grande podio, tra qualche istante brinderanno con lo spumante a storia i vincitori, i primi tre classificati, il vincitore Lucas Gadai, il secondo Simone Consonni, il terzo Francesco Castagnaro, che posano sul palco con Mario Corbutti e Andrea Novelli, i presidenti della SD Lazzaretti e della Primavera Ciclistica, con l'onorevole Valeria Baglio, con Paolo Masini, con Renato Di Rocco, con il testimonial del Gran Premio della Liberazione Lino Banfi, un grande podio, quello del Gran Premio della Liberazione. No. Il numero 41 Gomez. No. E intanto si brinda a quello che è un grande podio, a quello che è il podio del Gran Premio della Liberazione, con Gadai, con Consonni e con Castagnaro. Si festeggia a Roma, si festeggia le Terme di Caracalla, una vittoria importantissima. Gadai, Consonni, Castagnaro. Intanto attendiamo ancora Gomez alla cerimonia di premiazione, grazie intanto ai rappresentanti degli atleti azzurri d'Italia, grazie, abbiamo altre premiazioni, tra poco l'onorevole Valeria. Sì. Thank you.